Ciao a tutti e ben ritornati in un nuovo video di Parassiti e Cattoni. In questo video, Schwitzius Schwitzius, vi farò vedere come passare le modifiche da un veicolo a un altro. Il video dura in tutto 3-5 minuti e qualcosina. Vi faccio vedere prima questa parte così vi spiego meglio come funziona il glitch, perché altrimenti il video sarebbe stato 2 minuti. Perdiamo un po' di tempo. Per fare questo glitch avrete bisogno dell'arena, di un veicolo con tutte le modifiche, se volete modifiche moddate, colore, ruota, roba varia, e il veicolo dove dovrete portare le modifiche. Vi posso dire una cosa, che su alcuni veicoli, come ad esempio la Grotti, ho avuto dei problemi. Cioè praticamente ci dovevo passare, come state vedendo nel gameplay, ho dovuto mettere due o tre veicoli per farmi modificare l'auto. Quindi praticamente, se anche voi, questa è una premessa prima del glitch, quando fate il glitch e con la seconda auto vi dirà hai già un veicolo nell'officina, dovete metterci qualche auto in più. Io ad esempio ci ho messo direttamente il camion, quindi non mi ricordo come si chiama, come guardate, come vedete da gameplay, e mi ha fatto poi passare le modifiche alla Grotti. Non so se altri veicoli avranno questo problema, io ho risolto così. Cioè buggando più veicoli uno dietro l'altro, come state vedendo da gameplay. Già ne avevo già due buggate, e quella che vedete fra un po', la prima buggata, è quella che ho fatto alla macchina. Poi ho provato finalmente la Grotti e dopo 3 ore ci sono riuscito. Bravo, grazie, mi faccio i complimenti da solo. Comunque passiamo adesso proprio con il vero, proprio vero glitch. Spawn al bunker, è importantissima sta cosa. Un amico che vi dà una mano, che deve stare in una qualsiasi lobby di gioco, non importa un lavoro da titano, qualsiasi cosa. Dopo che siamo arrivati in sessione dal nostro amico, potremo andare con l'elicottero, con il teletrasporto, andate come volete voi, andate all'arena, livello 1 o 2, nell'officina non va. Poi una cosa strana, tutti i youtuber che fanno questo video all'inizio switchano tutti i veicoli, non so perché, io sinceramente per par condicio lo faccio pure io. Iniziamo, una volta che il nostro amico sta lì bello in sezione che aspetta qualche minutino, andiamo nel veicolo, scusate, dove vogliamo apportare le modifiche, premiamo freccetta a sinistra, ci porterà dentro qui dove si modificano, diciamo, dal meccanico. A questo punto, tasto PS, partecipa a sessione. Qui accettiamo la prima schermata. Aspettate qualche secondo prima di accettare la seconda, altrimenti se rimanete buggati non è un problema. Avete qui la visuale tutta offuscata. Scendete dal veicolo, andate su un qualsiasi personaggio della storia, cerchio, e vi spaggate. Prossimo passaggio, avremo bisogno di una missione di Ron, scusate, Simon oppure Gerard. Cosa dobbiamo fare? Quando dovremo accettare la missione, dovremo tenere premuto il tasto opzioni, rilasciamo, scusate, il tasto opzione e premiamo velocemente X. Qui dovete trovarvi un po' la tempistica da voi. Praticamente rilascio opzioni e premo X per accettare. Se tutto va bene, praticamente quando usciremo dalla missione, l'auto che ha le modifiche andrà a finire sull'altra auto dove dal meccanico. Qui mi è andata bene. Ve ne accorgete anche perché sentirete un click, il click che è accettata la missione. Comunque qui ripeto, dovete un po' cioè trovare voi il timing giusto. Se tutto va bene, vedrete che la macchina va sopra l'altra. A questo punto dovremo entrare nell'auto dove non ha le modifiche, avremo le due freccette. Qui che vi dicevo io, la Grotti non me lo dava. Comunque, quando abbiamo le due freccette, qui dobbiamo stare attenti. Accettiamo la prima schermata nera, unendoci dall'amico. Appena premuto X, cominciamo a spammare freccetta sinistra, mi raccomando, sinistra, e poi velocemente premiamo X per accettare l'altra schermata. Mi raccomando, questo passaggio deve essere veloce. Saliamo nella macchina, ci dà le due freccette destra e sinistra, ci uniamo dal party dal nostro amico, accettiamo la prima schermata. Appena accettiamo la prima, spammiamo freccetta sinistra, cioè che vogliamo riportare l'auto al suo posto, ma l'auto rimarrà, scusate, lì bloccata e ci darà le modifiche. Per salvare le modifiche basterà cambiare qualche pezzo. Qui vi ripeto, ho fatto delle prove, poi ho continuato con le prove.
per farmi anche la grotta, che poi ci sono riuscito. Va bene, se avete problemi con qualche veicolo che non vi darà le doppie freccette, fate così e io risolto così. Ragazzi, spero che sia stato chiaro, un abbraccione a tutti e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao a tutti, saluta Guido, non saluta, ciao, alla prossima.